Rocca San Felice, Castelfranci, è partito l'incontro. Palla su Anè, Tito, i due di testa, poi la palla prolungata, ci arriva Coluccino, poi Pescatore, serve subito sulla corsa, quindi ha fatto fallo qui, lo ammette, sulla corsa De Feo, con la Sambu, prova ad attaccare, poi Del Priore può metterla in mezzo, lo fa in questo momento, Ass, impresa alta, blocca tutto, applausi del pubblico, palla a Tito, prova un numero, calcio di rigore, calcio di rigore. Parte Prezioso, c'è il gol del Rocca San Felice che passa in vantaggio, palla da una parte, portiere dall'altra, Prezioso sblocca il match. Non sbaglia Prezioso, si vede che è un calciatore di categoria, qui spiazza completamente Ass e porta in vantaggio il Rocca San Felice che stava mettendo in difficoltà la Polisportiva in questi primi minuti di gara alla squadra di Topolano. Tanto De Feo, palla per Perella, non c'è fuorigioco, Perella si alza la bandierina, fallo, non secondo continuo. Poi la palla, adesso non c'è fuori gioco. Tito, Tito con il petto. E qui c'è Genio, mette il turbo. Palla a Nicolò, Pescatore di Pescatore. Ha deciso il portiere, non c'è fallo. Bravo del sordo con i tempi giusti ad uscire. Adesso va anche a stringere la mano a Nicolò Pescatore. E intanto dal Brasile i primi commenti per Da Silva. Da Silva, buona buona torcida brasileira, Denis Carvalho. Silva finisce il primo tempo allo stadio Cipriano, 1-0 per il Rocca San Felice. Decide al momento il calcio di rigore di Prezioso, si vanno in spogliatoio. Poi attenzione qui, non c'è Prezioso, Tito può calciare, Tito lo fa! E qua Da Silva. Da Silva, palla a Ciampolillo, palla dentro, si va da Pescatore, messo giù! Non ha segnato la prossima soluzione, qui però allunga la sfera per Pescatore, qui c'è fallo, qui c'è il rosso, c'è il rosso, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, può metterla in mezzo, Sesa lo fa, porcaro, Caputo, De Biase, De Biase, palla dentro, lunga per tutti, e qui forse è l'ultima chance per la Polisportiva sprecata, palla lunghissima forse per tutti, portiere è bravissimo, la fa sua e forse salva il risultato e finisce così.